Vediamo insieme cosa è accaduto fino a questo momento nella nostra zona e non solo. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, come sempre ci facciamo aiutare dai titoli delle principali notizie. La Mille Miglia, la più amata fra le gare di regolarità per auto storiche, è tornata a far tappa a Pistoia. In Piazza Duomo sono sfilate oltre 400 vetture costruite tra il 27 e il 57. Spettacolo anche a Quarrate sulla montagna fino ad Abetone. La Confesercenti chiede di posticipare saldi estivi. Il maltempo di questa primavera ha inciso negativamente sulle vendite stagionali. Si arriverebbe a svendere prima di vendere, dicono i responsabili. Al via una serie di appuntamenti promossi dalla Camera di Commercio di Pistoia e Prato per affiancare le imprese nella transizione energetica. Si tratta di una serie di servizi di consulenza gratuita per le imprese. Il Comune di Mariana ha un nuovo servizio per le imprese del territorio, si chiama Sportello Più, risorse per lo sviluppo, offrirà informazioni sui bandi e su opportunità di finanziamento. Terza sfida di finale playoff questa sera fra Giorgio Tisigruppo e Torino, stavolta teatro di gara 3 del Parquet Piemontese, seguite TVL, le ultime notizie nei TG Sport, su TVL poi il dopogara in diretta e domani sera la differita della partita. Pistoia, in Piazza Duomo, grande spettacolo per la Mille Miglia. 443 vetture sportive costruite tra il 1927 e il 1957, equipaggi provenienti da Europa, America, Asia, Australia, 30 quelli italiani. È la Mille Miglia, l'amatissima gara di regolarità per auto storiche che ancora una volta ha fatto tappa in Piazza del Duomo a Pistoia, passando prima per Quarrate e poi proseguendo verso Abetone. Una delle ragioni per cui siamo felici di avere ospitato la Mille Miglia per la terza volta è che si è creato un legame con il territorio. In particolare devo ricordare che i partecipanti hanno voluto reinserire Pistoia e soprattutto anche il percorso su che li porta nella montagna, perché l'accoglienza che è stata fatta nelle precedenti edizioni è rimasta nei loro cuori. Che siamo appassionati, soprattutto lui. È grandioso per me poter assistere, comunque poter vedere macchine che hanno fatto la storia dell'automobile. Sono veramente contento. È un evento storico che vale sempre la pena assistere. È per vedere macchine a Mille Miglia. Veniamo dall'Olanda, eravamo qui in vacanza, abbiamo saputo della Mille Miglia e siamo venuti in Piazza del Duomo a vederla. Veramente, veramente bella. Ok, vi state divertendo? Sì, molto. C'è caldo, quindi cuociamo un po', però generalmente ci stiamo divertendo. Poi sono bellissime le macchine, sia quelle d'epoca sia le Ferrari più moderne. A me piace dire che la Mille Miglia è il museo viaggiante più famoso del mondo, perché sono appunto macchine che hanno rappresentato tutta l'evoluzione tecnologica, quindi sono davvero pezzi unici, sono pietre miliari dell'evoluzione dell'automobilismo. È andata bene, un po' di tensione, siamo stretti con i tempi, speriamo di arrivare al CO. Che macchina è? È un Alfa Romeo 1750. Inglese, sono inglese. Bellissimo. Fabio? Alfa Romeo, of course, certo. Da dove venite? From Germany. Da Milano, una BMW 328 del 1938. Dalla Svizzera, da Lugano. Per ora è andata piuttosto bene, qualche imprevisto ma l'abbiamo risolto. È una Fiat 508. Ciao. Confesercenti, giriamo pagina anche se si starebbe volentieri a continuare a vedere queste auto. Confesercenti chiede di posticipare i saldi estivi. L'eccezionale prolungato maltempo di questi ultimi mesi ha provocato conseguenze anche sul commercio. La vendita dei capi estivi infatti non è ancora decollata e per questo motivo la federazione del settore moda di Confesercenti chiede di spostare la data di inizio dei saldi estivi prevista per il prossimo 6 luglio al 21 luglio. Purtroppo gli andamenti meteorologici sono cambiati, veniamo da un aprile-maggio piuttosto freddo, la pioggia che giugno sta interessando un po' tutto il territorio nazionale ma anche la nostra provincia, quindi diciamo tutto il ciclo di vendita
primaverile, non ha seguito il corso che doveva seguire, gli esercenti si vedrebbero costretti a svendere ancor prima di vendere, insomma, ecco. Questo andrebbe a incidere negativamente su un settore già particolarmente in difficoltà, insomma, in Italia si parla addirittura di 8.000 negozi di abbigliamento in meno negli ultimi 4 anni, che è un dato veramente preoccupante. Ecco perché l'andamento delle vendite della stagione primavera-estate come è stato? È stato quasi nullo, in netto ribasso rispetto all'anno scorso, dove si era avuto un segnale di miglioramento dovuto alla fine della pandemia, e quindi si sta passando dalla stagione invernale direttamente alla stagione estiva senza che nel mezzo si sia potuto procedere alle vendite come programmato e svuotare il cosiddetto magazzino. Torniamo a parlare della vicenda del Museo Marino Marini di Pistoia. A che punto è la vicenda del Museo Marini? Quali le prospettive future? Sono alcuni degli interrogativi che hanno dato il là all'incontro che alla Fondazione Tronci è stato dedicato alla situazione del Museo Pistoiese, intitolato L'artista scomparso nel 1980. L'iniziativa, venuta all'indomani la proposta della Fondazione Caripit di ospitarne le opere presso propri musei, in attesa di una sede definitiva, il luogo individuato, il complesso di San Lorenzo, è stata dell'associazione Amici della Politica. È nello spirito della nostra associazione creare un dibattito politico, cercare di trovare, di capire quali sono le ragioni per determinate situazioni e cercare razionalmente di fare delle proposte per magari migliorare tutto quello che c'è nella nostra città. Tra i punti toccati nell'occasione, la vicenda del vincolo delle opere al Palazzo del Tau, culminata con la sentenza del Consiglio di Stato che l'ha annullato. I giudici hanno condiviso l'impostazione secondo la quale la pertinenza non può coinvolgere, non può essere riconosciuta su un bene, su beni appartenenti a proprietà diversa, perché il caso particolare di questa situazione era costituita dal fatto che il vincolo pertinenziale era stato apposto sulla collezione che apparteneva appunto alla fondazione, che appartiene alla Fondazione Marino Marini, rispetto all'immobile sul quale veniva apposto il vincolo pertinenziale, che invece è di proprietà del Comune di Pistoia. Nell'incontro sono state anche avanzate alcune proposte, come la valorizzazione delle opere di Marini presenti in città. Che si possono vedere, distribuite nelle collezioni pubbliche. Organizziamo un percorso tematico di ottimo livello, le risorse professionali sia nel Comune che in Pistoia Musei ci sono, con un punto di interpretazione, con laboratori per le attività educative, che non sia qualcosa di succedaneo al museo chiuso, ma qualcosa di aggiuntivo. Questo non ci sono vincoli della sovrintendenza, non c'è la sentenza del Consiglio di Stato che può incidere, c'è solo la volontà di farlo. Prosegue la collaborazione fra i ragazzi della Fondazione Mike Maria Assunta in Cielo e gli studenti per la messa in opera del murale. Finalmente la scuola è finita e possiamo dedicare comunque gran parte della giornata a fare il murales. Finalmente abbiamo iniziato a stendere il colore. È divertente, solo che ci sporchiamo un bel po', però è divertente e niente, sono felice di essere qui con i miei amici. Una mattinata importante alla Fondazione Mike di Pistoia. Le prime pennellate di colori del murales che abbellerà una parete esterna della Casa Famiglia sono state dipinte a più mani. Oltre alle studentesse e agli studenti del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo che hanno partecipato al progetto Un murales per la Mike, si sono messi al lavoro anche gli ospiti della Casa Famiglia. Siamo di nuovo qui finalmente, il lavoro sta proseguendo, come vedete abbiamo iniziato la fase con il colore, quindi siamo contenti, e anche perché stamattina inizieremo anche la collaborazione con gli ospiti della Mike. Inizieranno a dipingere alcuni elementi che sono stati creati per loro ad hoc in questo caso, però poi quando avranno preso anche loro un po' di esercizio potranno intervenire e andare anche più avanti negli altri giorni nelle altre pareti, in modo che ci sia uno scambio reale e bello. Il murales è il risultato di un progetto al quale hanno
partecipato 12 classi del liceo Brunelleschi di Montemurlo. Sì, perché terminata la scuola i ragazzi del liceo sono potuti venire al mattino e quindi sono già abbastanza avanti, il disegno ormai era completo, hanno cominciato a stendere il colore e qui anche i nostri utenti di mattina possono dare una mano ed aiutare, e quindi sarà tutta la settimana da oggi fino a venerdì, e quindi fino a venerdì in molti potranno venire a partecipare. Devo dire che sta avvenendo bellissimo, si comincia a vedere il colore del sole, dello sfondo, e fa un magnifico effetto. E io lo chiederei anche a Alessandra, che abita in casa famiglia, vero? Ti piace, Alessandra, questo murales? Sì, è bello. Vero? Sì, è bello. I colori? Colore rosso, giallo e sole. Bellissimo. Bellissimo. Ok. Ci sono due orsi. Orsi che si ammirano. Perché è il simbolo di Pistoia. Capito? Complimenti al dottor Roberto Anichini, direttore del reparto di diabetologia dell'area pistoiese del centro aziendale Podopatia Diabetica. È stato nominato vicepresidente di DFUT International, l'organizzazione mondiale che si occupa della prevenzione, diagnosi e cura del piede diabetico. Questa nomina di durata biennale, come ha sottolineato il dottor Anichini, che stiamo iniziando a vedere in questo quadro dell'organigramma di questa associazione, rappresenta, oltre che un riconoscimento individuale, anche un riconoscimento per la comunità scientifica nazionale, regionale e locale. Camera di Commercio Prato Pistoia ha presentato nuovi servizi alle imprese per la transizione energetica delle imprese stesse. Per affrontare la necessaria sfida della transizione ecologica, la Camera di Commercio di Pistoia e Prato mette a disposizione due nuovi servizi per le imprese. Oggi vi presento due servizi nuovi della Camera di Commercio di Pistoia Prato, realizzati nell'ambito di un progetto regionale sulla transizione ecologica, in particolare per quanto riguarda le comunità energetiche rinnovabili. Due sono i servizi nuovi: uno è una serie di seminari che la Camera di Commercio ha organizzato nel mese di giugno, con il primo che ha affrontato le tipologie, diciamo, di figura giuridica che può governare una comunità energetica rinnovabile, ma a questo seguiranno altri tre seminari nel corso dei giovedì del mese di giugno. In questi seminari verranno affrontati diversi argomenti, fra cui anche aspetti tecnologici che riguardano proprio le comunità energetiche rinnovabili. L'altro servizio è un servizio di prima consulenza, di consulenza specifica, personalizzata e gratuita, rivolta a tutte le imprese che vogliono appunto avere chiarimenti su questi temi. Si può richiedere questa consulenza gratuita specificando l'argomento su cui si vuole delle risposte, che possono essere sia risposte dal punto di vista fiscale e amministrativo, ma anche risposte dal punto di vista tecnologico. Quindi di volta in volta appunto verranno scelti dei consulenti specializzati in questi diversi ambiti, e con questi consulenti potete avere degli incontri personalizzati che si svolgeranno online. Tutto questo è sul sito della Camera di Commercio, potete consultarlo e altrimenti potete chiamarci noi. Io sono Rossella Micheli, sono responsabile del punto impresa digitale, potete chiamarci quando volete per avere maggiori informazioni. A proposito di imprese, anche il Comune di Marliana ha presentato un nuovo servizio per le imprese del territorio. Il Comune di Marliana ha attivato lo sportello Più Risorse per lo Sviluppo, il servizio di assistenza e informazioni di ANCI Toscana sui bandi e sulle opportunità di finanziamento per i comuni, le associazioni e le imprese della montagna pistoiese. Il presidio si basa su un accordo tra l'Unione dei Comuni e il Comune di Marliana, con servizi informativi congiunti e servizi di consulenza e accompagnamento che si realizzano anche sul territorio, personalizzati e adattati alle necessità locali. L'iniziativa è stata presentata all'albergo ristorante Amelia di Momigno. Lo sportello è trasversale, qualunque tipo di azienda che svolge la propria attività sul territorio
Ovviamente dico questo perché poi sono i vari bandi che si apriranno a determinare quali tipologie di aziende potranno partecipare. Lo sportello comunque tramite una newsletter, tramite il sito e tramite i portali del comune offrirà un aggiornamento costante sulle opportunità che potranno essere eventualmente colte dalle aziende che riterranno interessanti per il loro, la loro attività imprenditoriale poter provare a partecipare a questi finanziamenti. E l'obiettivo del Comune qual è? L'obiettivo del Comune è semplicemente quello di cercare di aiutare chi con coraggio fa impresa in questi territori che purtroppo siamo consapevoli in termini di infrastrutture non offrono le stesse opportunità delle città, ma che offrono altre opportunità in termini di valori paesaggistici, naturalistici, di qualità della vita e che quindi con un piccolo aiuto potranno essere valorizzati. Questo ovviamente non può essere l'unica azione, è una delle azioni da mettere in campo. Stiamo toccando gli ultimi dettagli per aprire anche un punto sportello lavoro con il centro per l'impiego sul territorio. Queste sono tutte azioni ovviamente volte a cercare di favorire quanto più possibile per i mezzi ovviamente in possesso del comune chi fa impresa e affinché rimanga sul territorio. L'obiettivo è fondamentalmente quello, aiutare le persone che vogliono rimanere sul territorio a mantenerlo e a qualificarlo sempre di più. Fino al 22 giugno c'è Ponte in Festa, stiamo parlando di Ponte Buggianese. Torna Ponte in Festa dal 15 al 22 giugno a Ponte Buggianese, ecco, facciamo un po' il calendario di quelli che sono gli eventi. Come l'anno scorso abbiamo deciso di aprire in grande stile e quindi sarà Giosquillo a avviare la nostra manifestazione con un concerto spettacolo, con le sue migliori performance, ecco. A seguire avremo una serata per bambini animata da una compagnia di artisti clown e giocolieri. Proseguiamo con una cover dei Pooh. Al sindaco piacciono questi gruppi e quindi il presidente del CCN, Luana, lo accontenta sempre. Tomboliamo sarà un ripetersi di un'iniziativa già fatta lo scorso anno che però è stata molto carina, ha riscosso successo e quindi continuiamo. La sfilata sotto le stelle. Il 20 invece avremo il Gran Varietà di Televisium. Il 21 invece giugno ci sarà un concerto di una banda che non è il corpo bandistico di Ponte Buggianese ma la banda di Fognano di Pistoia. In questa occasione, quindi con questa serata, apriremo ufficialmente il festival Musicando con Eleonora. Sarà invece un aperidisco con Fede Show a chiudere la nostra manifestazione. Anche questa è organizzata dal CCN. Durante tutte le serate di Ponte in Festa l'amministrazione comunale ha aderito ad un'iniziativa di Confesercenti del CCN e ci sarà una raccolta fondi per il comune di Conselice, Vivi Conselice, l'associazione che si sta raccogliendo per l'alluvione che è successo in Emilia Romagna. Questi barattoli sono stati già distribuiti da parte del CCN su tutto il territorio comunale, ci saranno anche all'ingresso delle serate di Ponte in Festa, ovviamente che è sempre ingresso gratuito, ma ci aspettiamo che la comunità di Ponte Buggianese, che ha sempre risposto in maniera generosa e puntuale, anche questa volta non faccia mancare il proprio aiuto. La scuola è finita, una lunga estate attende i bambini e i ragazzi che spesso trascorrono le giornate assieme ai nonni. Gli amici della San Giorgio di Pistoia vogliono valorizzare il prezioso ruolo dei nonni, indimenticabili compagni dell'infanzia. Con la San Giorgio Ragazzi hanno predisposto un calendario di attività estive rivolte ai bambini dai 5 agli 11 anni di età, alle quali partecipare insieme ai nonni. Laboratori teatrali, letture animate, laboratori artistici e di fumetto, tempo dedicato ad attività di sempre, forse diverse da molti dei passatempi di oggi legati alla memoria. Il calendario completo è consultabile sul sito della Biblioteca San Giorgio. È stato presentato in Sala Maggiore a Pistoia un libro scritto e illustrato da una classe delle scuole Cino Galilei di Pistoia.
È un vero e proprio libro illustrato, quello realizzato dalla classe 4A dell'Istituto Comprensivo Cino Galilei di Pistoia. Il volume, composto da testi e disegni realizzati attraverso il laboratorio Scrittura Agita, giunto quest'anno alla 12ª edizione, è stato presentato nella sala maggiore del Palazzo Comunale. Il titolo è Scegliere, occhi che vedono, bocche che non tacciono. Ed il tema scelto quest'anno è quello della giustizia e della legalità. Quest'anno si parla sì di legalità, ma non si parla così all'improvviso di quella che è la legalità o di chi l'ha combattuta. Siamo partiti da molto lontano, dall'adozione di un'agenda, di un diario agenda chiamato l'agenda della legalità, che spiega quali sono gli aspetti della legge e di come si fa per combattere la criminalità mafiosa e non, con un linguaggio appunto adatto agli alunni. Il progetto che si chiama Scrittura Agita, proprio per questo motivo, perché agire le parole significa viverle emozionalmente, significa attraversarle dal punto di vista motorio, comprenderle dal punto di vista proprio del significato profondo, agirle appunto, è per noi un momento importante perché ci permette di attivare un processo di riflessione su temi e allo stesso tempo su nostri modi, con nostri punti di vista per orientare il modo in cui andremo ad affrontare questi temi. E quest'anno con i bimbi abbiamo affrontato una questione delicata sulla legalità e lo abbiamo fatto partendo dal presupposto che agire la legalità significa non solo conoscere le leggi, le regole che sono condivise da una comunità, ma significa anche in qualche modo muoversi all'interno di questa correttezza con la giusta consapevolezza di ruolo che ognuno di noi ha nel momento nel quale è parte di una comunità. L'importante è lasciare un seme e una traccia, perché attraverso progetti come questo, fatti a un'età giusta, credo si lasci un segno che avranno tutto il tempo di riscoprire, di trovarlo in un cassetto della memoria, di coltivarlo, di informarlo e di unirlo a anche quello che apprenderanno con più coscienza quando saranno più grandi, quindi alle medie, poi alla fine alle superiori, quando studieranno concretamente questi fatti. Ma sarà un modo sempre, almeno così nella mia esperienza, di riaprire quel cassetto della memoria, lasciato da quel ricordo, da quell'esperienza, da quel lavoro, e subito lo riattiva in modo positivo. Ci fermiamo pochissimi istanti, poi c'è la pagina sportiva.